li ricordo ancora gli applausi. Li sento ancora nelle orecchie e me li porterò dietro per tutta la vita. Bentornati anche oggi sul mio canale. Oggi per un vlog che sarà dedicato a un grandissimo artista della musica internazionale che è stato inserito anche nella classifica dei 100 migliori chitarristi della storia della musica e che è scomparso il 9 agosto di quest'anno, e perciò parlo del 2023, il grandissimo Robbie Robertson. Ha una storia musicale eccezionale che voglio raccontarvi e che oggi appunto vi racconterò per omaggiare questo grande artista scomparso. Vi auguro la buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. Storyville, hot music and moonburnt nights. Man, if these walls could talk. Go back, go back, go back to your woods. Robbie Robertson è nato a Toronto nel 43 ed è morto a Los Angeles il 9 agosto del 23. Cantante, polistrumentista, compositore canadese, molto famoso soprattutto per la sua appartenenza a un gruppo che è The Band, è stato inserito al 59esimo posto nella lista dei 100 migliori chitarristi della storia della musica internazionale. I was feeling like a stranger in a strange land. Robbie Robertson è nato da padre ebreo e da madre indiana. Ha conosciuto la musica nella riserva delle Sei Nazioni dell'Ontario, dove lui passava le vacanze, e cominciò presto a studiare la chitarra scrivendo canzoni esibendosi fin da giovane. Nel 1958 suonò a Toronto con diversi gruppi musicali e da lì in poi insomma ne formò diversi. Nel 60 incontrò il cantante Ronnie Hawkins, allora leader di una band che si chiamava The Hawks. Il chitarrista solista di questa band diventò maestro di Robbie Robertson. Nel 1963 lasciò il gruppo per tentare la carriera da solista e Robertson prese il suo posto e diventò quindi il solista di questa formazione. Il quintetto cambiò nome più volte fino poi a chiamarsi The Band. Il primo ingaggio importante che ebbe questa The Band di Robbie Robertson fu quello di Bob Dylan, che li portò con sé nei suoi controversi tour tra il 65 e il 66. Prima esibizione importante come musicista rock per Robbie Robertson fu questo tour. Il suono particolare della chitarra di Robertson costituì una parte essenziale della musica di questa band. Dal primo album, che si chiamava Music for Big Pink del 68, The Band fu considerato come uno dei più importanti gruppi di musica rock. Infatti la rivista Rolling Stone espresse grandi apprezzamenti nei confronti di questo gruppo. Robbie Robertson cantava solo poche canzoni con il gruppo, ma compose la maggior parte dei brani e spesso fu considerato il leader di questa formazione. Nel 1976 decise di sciogliere questa band, affermando di essere esausto da quasi 20 anni di continue esibizioni con questo gruppo. E quindi nel 1983 The Band si ricostituì senza Robertson e Robertson cominciò la sua carriera da solista. Fece diversi album, dopo due ottimi album solisti improntati su un rock epico e atmosferico, Robertson diede inizio a un affascinante viaggio nella memoria, non solo personale, esplorando le sonorità e le narrazioni degli indiani d'America. Nel 1980 Martin Scorsese affidò a Robertson la composizione della colonna sonora per un film che era Toro Scatenato. Successivamente poi Robertson avvierà con il regista americano un proficuo sodalizio riscontrabile in molti film come Re per una notte dell'83, Il colore dei soldi dell'86, Casino del 95 oppure Gangs of New York del 2002, Il bene e il male nel 2006, Killers of the Flower Moon del 2023, addirittura collaborò con Wenders perfino alla fine del mondo nel 91, con Barry Levinson per Jimmy Hollywood nel 94, con Oliver Stone per Ogni maledetta domenica del 99.
Nel 95 Robbie Robertson ha recitato anche in un film, cioè Tre giorni per la verità, diretto da Sean Penn. Robbie Robertson è morto il 9 agosto del 23 per un tumore alla prostata. Aveva 80 anni.